Buongiorno a tutti, il mio nome è Carmine Pecoraro e faccio il nefrologo pediatra. Ma chi è il nefrologo? Il nefrologo è quel medico che si occupa delle malattie del rene. Il nefrologo pediatra è quello che si occupa delle malattie dei reni dei bambini. E sono qui per presentare e celebrare insieme a voi la giornata mondiale del rene che quest'anno capita il 14 marzo. La giornata mondiale del rene si celebra da ben 18 anni e questa infatti è la 19ª edizione. In questa immagine potete vedere i manifesti delle prime 10 edizioni della giornata mondiale del rene e ad ognuna di esse è dedicata a un tema particolare, sempre nell'ambito della prevenzione delle malattie renali. Mi fa piacere segnalare in particolare la giornata mondiale del rene del 2016, che era dedicata ai bambini, malattia renale ai bambini, e quella poi del 2018, che essendo capitata l'8 marzo, la giornata delle donne, era dedicata alla salute delle donne. Il tema della giornata mondiale di quest'anno, del 2024, è salute renale per tutti, il che vuol dire cercare di promuovere l'accesso equo alle cure, una pratica terapeutica ottimale per tutti, soprattutto per le categorie più fragili. Pensiamo ai migranti e alle persone più diseredate. Mi fa piacere poi segnalare l'app MyFear, che è un'app per monitorare la salute dei reni, prodotta dalla Fondazione Italiana del Rene. E adesso voglio darvi alcuni consigli per cercare di salvaguardare la salute dei nostri reni. I reni sono uno degli organi vitali dell'organismo, ma oltre a depurare appunto l'organismo, come è notorio, svolgono tante altre funzioni, come regolare la pressione arteriosa, come aiutare a fabbricare il sangue, produrre la vitamina D. Ma cosa fare per mantenere in salute i nostri reni? Prima di ogni cosa bisogna bere molto. Acqua oligominerale, perché ai reni piace molto l'acqua. Poi bisogna non abbondare con il sale, perché il sale può, a parte, può essere dannoso per tutto l'organismo, ma in particolare per i reni. Poi bisogna mangiare tanta frutta e tanta verdura. Bisogna fare movimenti, fare sport, è consentito fare ogni tipo di sport e non esagerare o quantomeno evitare i farmaci, soprattutto quelli inutili, perché ci sono alcune categorie di farmaci che possono danneggiare i nostri reni. Pertanto, buona salute ai vostri reni.